siamo arrivati al giorno 13 da Poké Allenatore qui su Pokémon Go. Andiamo! E salve a tutti ragazzi, da PierDarkKnight91, come da intro ci ritroviamo su Pokémon Go e partiamo subito con tantissimi potenziamenti al nostro Firov, questo Firov che ha attacco e difesa IV 30 su 30 e 13 su 15 su stamina IV, è ovviamente uno dei Pokémon, attenzione, una schiusura incredibile! Andiamo a schiudere un uovo da 10 km e ci esce un bellissimo Lapras che dalle statistiche, sì, sono buone, ma non è questo grandissimo Pokémon. Continuiamo come sempre a potenziare il nostro Firov che comunque è davvero davvero spettacolare. Ha 845 punti lotta e lo potenziamo ancora, ragazzi. Lo potenziamo ancora. Comunque, altra piccola schiusa incredibile, un Voltorb che ci mancava, ragazzi. Questo Pokémon difficilmente si trova nella mia città e quindi quest'uovo mi ha fatto particolarmente piacere schiuderlo. E qui ci troviamo vicino a una palestra e ovviamente divento il capo palestra con, come sempre, il mio Snorlax che attualmente è uno dei Pokémon più forti e adesso superato da Lapras che ha 1600 e passa punti lotta. E qui ci esce un Magikarp. Serviranno ancora tantissime caramelle per farlo evolvere in Gyarados e qui mi esce un Omanyte. Non ho attiva la fotocamera perché ho notato che per il corso si trovano parecchi Pokémon buoni, solo che per il corso c'è tantissima gente e vedere uno youtuber con la videocamera che cerca di catturare un Pokémon e tante persone passano davanti al Pokémon non mi sembrava la mossa giusta, quindi farvi vedere delle catture con delle persone che ti passavano avanti la fotocamera. E in questa piccola fontana si trovava un bellissimo Magikarp dai punti lotto 80 e qui con due moduli esca attivati finalmente ci esce un Pokémon abbastanza buono, ovvero un Magmar. Abbiamo già un Magmar molto più potente, ma vediamo se lo riusciamo a catturare. Forza Sfera Poké, prendi questo Magmar. Comunque ragazzi, vi posso dire che in questa puntata scarseggiano Pokémon che si avvicinano alla perfezione, quindi andremo a potenziare i Pokémon o far evolvere i Pokémon che abbiamo quasi al massimo delle statistiche. E vi anticipo, il Rhyhorn che avete visto nelle puntate precedenti, e nel frattempo questo Firov diventa sempre più forte con 944 punti lotta, altra schiusura e ci esce un Ekans. Nulla da fare ragazzi, sono andato poi a calcolare le statistiche ed è una pippa assurda. E finalmente siamo arrivati nel momento clou di questa puntata, perché incomincio a potenziare il mio Rhyhorn dalle statistiche 29 su 30 attacco e difesa IV, 15 su 15 su stamina IV. E ragazzi, seguite i video precedenti per capire come calcolare bene le statistiche e adesso andiamo a fare evolvere finalmente questo Pokémon che si avvicina davvero tanto ma tanto alla perfezione ed eccolo qui. Adesso lo andremo a potenziare e vi farò vedere delle cose assurde. Vi dico già, come potete vedere, è un livello penso 16, un livello 16 con punti lotta 733, vuol dire che diventerà davvero davvero forte, ovvero quasi al massimo delle potenzialità
di questa specie di Pokémon. A traschiusura un Jigglypuff, ci mancava anche questa specie di Pokémon, la andiamo a registrare nel Pokédex. 498 punti lotta, non si avvicina alla perfezione, ha una mossa primaria che abbotta 7 di danno e finalmente adesso andiamo a lottare. Non lotto con i miei Pokémon perfetti perché li voglio prima potenziare al massimo. Quindi voglio utilizzare questo Lapras che ovviamente è d'acqua e quindi ammazzerà in sole pochissime mosse questo Arcanine. E andiamo a vincere. Prossimo avversario sempre Pokémon di tipo fuoco, ovvero Charizard, uno dei miei Pokémon preferiti. Come potete vedere Lapras lavora ai fianchi questo grandissimo Pokémon, questo davvero spettacolare Pokémon di tipo fuoco, ma Lapras, nonostante non sia un Pokémon perfetto, riesce a vincere con tutta facilità questo match. Ma le sfide non finiscono qui. Altre sfide proprio adesso, andiamo a selezionare i Pokémon. Come potete notare non metto tutti i Pokémon perfetti, perché poi attualmente ne abbiamo 5 di Pokémon perfetti, alcuni ancora da potenziare, ma adesso senza spoilerarvi nulla andiamo a vedere cosa succede. Forza Pidgeot, vai con il tuo attacco che non è molto efficace. Vaporeon, prova ad attaccarci noi con aereo assalto, proviamo sempre ad attaccare ma non è molto efficace. Sembra che Vaporeon sta prendendo le redini di questo match. Prova Idropulsar, ci toglie abbastanza, davvero abbastanza vita, ma il nostro Pidgeot ancora con aereo assalto è un Pokémon che riesce a caricare la sua seconda mossa con molta facilità, 4 barre di caricamento, e quindi riesce, diciamo, ad essere alla pari con questo Vaporeon. Vediamo che siamo lì vicini alla sconfitta, ma tutte e due con la stessa vita, vediamo alla fine chi vince. E vince il nostro Pidgeot, che adesso contro questo Flareon molto probabilmente verrà, ok, battuto. E adesso è il momento del nostro Snorlax. Snorlax è davvero un Pokémon non perfetto, si avvicina alla perfezione, ma ragazzi, toglie davvero tanto. Ecco qui la mossa terremoto, come potete vedere Flareon ha preso una botta incredibile. E il nostro Snorlax, come potete notare, ha avuto la meglio con molta facilità, anche se poi una seconda mossa di Flareon ci stava quasi mandando al tappeto. Ultimo Pokémon del nostro avversario con un Rhydon a 1565 punti lotta e usiamo il nostro Vaporeon. Vediamo cosa fa il nostro Vaporeon. Un Vaporeon molto veloce e che riesce a spammare tantissimi attacchi. Come potete notare, nonostante i punti lotta sono minori, riesce ad avere la meglio attualmente contro il Rhydon. Ed ecco qui, super efficace, e adesso andiamo a vincere questo incontro. Ci eliminiamo gli avversari, riusciamo a prendere possesso della palestra e adesso continuiamo la nostra missione, quella di potenziare i Pokémon semi, quasi o del tutto perfetti. Questo Firou lo posso chiamare Pokémon perfetto, così come Rhydon. Abbiamo Snorlax nella palestra perché abbiamo preso possesso e qui incomincia il potenziamento al nostro Rhydon. E finalmente, ragazzi, riusciamo a trovare un altro Pokémon che non avevamo mai visto. Mi è sempre uscito sulla mappa, ma ogni volta che lo andavo a cliccare per incominciare, diciamo, la battaglia, per provarlo a catturare, mi spariva sempre. Davvero una grandissima sfortuna. E alla fine riesco a trovarlo, riesco a combatterci contro e con un Ultra Ball, senza rischiare di farlo scappare, riesco a catturarlo. 235 punti lotta, nulla di che, continuo a potenziare
questo Raidon, e vi dico che Raidon è salito tantissimo. 860 punti lotta e c'è davvero tantissimo, ma tantissimo da potenziare. E qui ci esce un altro Oddish. Questo Oddish però non ha come seconda mossa quella mossa di tipo folletto che adesso non ricordo, ma ha fango bomba, 55 di danno ogni barra di ricarica, abbastanza buono. Comunque ragazzi, punti lotta di Raidon a 892. Questo Pokémon farà vedere davvero tutte le sue potenzialità man mano che andremo avanti nel corso degli episodi. Raidon non è uno di quei Pokémon fortissimi che comunque può devastare una squadra intera, ma avere già un Pokémon come Raidon quasi perfetto, se non proprio perfetto perché manca proprio pochissimo, è davvero una comodità assurda appena lo potenzieremo al massimo. Ragazzi, io penso di chiudere qui la puntata, spero vi sia piaciuta, ne usciranno altre durante la settimana. Ovviamente vi chiedo sempre di lasciare un bel like per supportare la serie e farla uscire molto più velocemente. Io vi do un bacione e ciao a tutti da PierDarkKnight91. La tocca molto bene, passaggio a Rakitic, no, a Castillo. 1-0 ragazzi al trentesimo. Questa squadra, la squadra titolare, non ha problemi a segnare perché i centrocampisti mettono il pallone in bocca all'attaccante. Guardate Tevez che va a passare questo pallone in modo perfetto. L'azione parte tutta da Vidal come sempre, e andiamo in vantaggio con Diego Castillo. Attualmente non esultiamo, la partita è ancora lunga.